Come promesso, ecco il video tutorial di come si cucina una bistecca. Chiaramente si parte dalla bistecca. Come vedete, abbiamo preso un pezzo di scottona, bistecca di scottona, controfiletto e filetto. Lo cuoceremo alla stessa maniera. Cosa importante, come vedete, abbiamo già messo a riscaldare la padella. Perché? Perché vogliamo che la carne, appena tocchi la padella, cicatrizzi subito i tessuti, così da non far fuoriuscire l'acqua presente all'interno, così che i succhi rimarranno imprigionati nella carne, rimanendo più tenera, e poi piano piano si scioglieranno anche queste micro venature di grasso di cui è ricca proprio la bistecca di scottona. Pronti? Andiamo in cottura. Ecco qui, tipico rumore della padella che è bella calda, così da risultare quel procedimento che dicevamo prima, la cicatrizzazione dei tessuti. Come va cotta? Al sangue, più cotta? Questo dipende da come vi piace a voi. In questo caso, non essendo eccessivamente grassa, ovvero non essendo una bistecca di costa, probabilmente una cottura media sarà più indicata. Se invece fosse stata una bistecca di costa, quindi più grassa, avremmo avuto due scelte. Se volevamo sentire più sul sapore della carne, allora l'avremmo fatta al sangue. Se volevamo sentire più il sapore del grasso, che in cottura poi diventa dolce, allora l'avremmo tirata più a cottura. Sentite, sta continuando a cuocere. Adesso andiamo a girarla. Profumino già si comincia a sentire. La lasciamo andare ancora un po'. Come vedete, ha formato una mini cicatrizzazione sopra. Questa ha permesso ai succhi della carne di rimanere all'interno e così rimanere più succosa, più tenera. Ecco qui. La nostra carne ora è pronta. Pronta per essere tagliata e mangiata. L'abbiamo tagliata e come potete vedere, fuori è cotta, dentro è rimasta al sangue. Ora la andiamo a impiattare. Eccola qui, pronta per essere mangiata. Serve solo un'altra cosa, un po' di sale. Quale mettere? Ma di solito è meglio mettere un sale non eccessivamente grande. Se avete il sale Maldon è il top, però volendo anche quello a grani va benissimo, perché così gli darà un tocco diverso. Se poi volete, potete aggiungere tranquillamente un buon olio d'oliva. Ma se la carne è buona, come in questo caso, potete anche gustarvela direttamente così. E allora che dire adesso? Buon appetito e fatemi sapere se vi è stato utile. Speriamo.